SOS Arezzo TV, buonasera. Questa sera ieri non c'eri perché tu sei un uomo impegnato nei tuoi affari, le tue cose, non sei, bisogna prenotarti, D'altronde lo so, sei mi sono dato richiesto. da fare nella vita. È vero, bravo. E quindi, Quindi giustamente, fino alla fine hai da con fare. moglie, quattro figli, Figli, sistemati tutti da me, quindi. ecco. Sì, però penso che ogni volta lo devi ribadire, no? No, no, è bene che anche la gente lo E sappia. che Che figli, se ricordi. i figli si ricordano, quello che ha fatto il babbo. Babbo. Di babbo ce n'erano solo. No, di mamma ce n'era solo. Senti, ieri sera tu non c'eri, però siamo andati a San Lorentino. Stasera è la puntata 2. Siamo andati a San Lorentino da Moreno, che abbiamo già, tu c'eri, l'abbiamo già conosciuto vari mesi fa, barista di San Contento adesso Lorentino. che tutti i giorni è aperto un museo, sì. Sì, infatti l'ha detto, proprio contentissimo. Tra l'altro ha detto che ha parlato anche con il responsabile del Polo Museale Toscano, che non gli ha dato alcuna speranza che la situazione possa cambiare. Addirittura questo responsabile fa fatica a farci mettere un cartello, perché non c'è neanche un cartello che indica la zona, che in zona c'è il museo. Quindi si deve dare, mettere l'anima Ma in pace. c'è dell'altro. Insieme anche a un'altra commerciante, che è diciamo, la titolare della ferramenta, ci hanno raccontato perché a San Lorentino non ci sono le luminarie. Cioè ci hanno detto che è arrivata una società che gli ha proposto, sai che il comune ha dato un contributo Ma per prima abbattere. continuava a pensare tutto lui, Sì. poi di fatto è saltata Adesso la invece gara paga, esatto, e quindi il comune ha detto basta, gli do un po' di vi do un corrente. contributo, quindi per abbattere il costo. Questa società gli ha detto che le luminarie costano 50 euro a commerciante per mettere queste luminarie. Solo che hanno saputo che nella via accanto la stessa società offriva la stessa cosa a 30 euro. Bisogna vedere quanti commercianti ci sono nella strada. Esatto, ok. Loro si sono detto come mai, insomma hanno cominciato a fare richiamate, il comune ha detto appunto non dipende da noi, poi è stata sentita l'ASCOM, dice no, questa cosa è più di Confesercenti, eccetera, quindi insomma hanno avuto una serie di giustificazioni, prima diciamo era un problema tecnico, quindi lì costava di più, poi insomma gli sono state date altre motivazioni, insomma non ne sono venuti a capo e hanno deciso, quando sono venuti a ritirare gli eventuali moduli, di scioperare. Dice noi a queste condizioni non ci vogliamo prendere in giro, perché tra l'altro 50 euro costa come nel corso. Ma com'è possibile che costi come nel corso Italia? Costa come curiosità perché il montaggio del filo è sempre lo È stesso. sempre lo stesso. Comunque, siccome è stata appunto citata anche Confesercenti, noi abbiamo chiesto, anche per sentire diciamo, le categorie economiche e i rappresentanti commercianti, sentiamo Confesercenti. Abbiamo sentito Valeria Alvisi, che si è occupata proprio di questo fatto del luminare, diciamo, che conosce bene questa situazione. Quindi sentiamo che cosa succede, cosa può essere successo a San Lorentino. La Confesercenti è un'associazione che non è che si occupa esattamente di montare le luci e le luminarie di Natale, conosciamo le aziende che le montano e conosciamo grosso modo i prezzi che applicano. I motivi specifici per cui c'è una differenziazione esatti non li conosciamo. Io col signor Rossi, tra l'altro, ci ho parlato a lungo al telefono e ho provato a spiegargli alcune cose, però quello che lui poi riconosceva era il fatto che comunque è stato applicato lo sconto garantito dal contributo comunale di 30 euro a tutti indistintamente, e quindi così come nelle altre strade anche per via San Lorentino c'era lo sconto di 30 euro dovuto alla riduzione diciamo, per merito del contributo dell'amministrazione. Quindi il costo diciamo, era un po' diverso rispetto ad altre strade, un po' in alcuni casi più basso, in altri più alto, ma insomma ecco, non tutte le strade hanno lo stesso prezzo. I motivi poi sono più disparati, insomma, da quante sono le attività, per cui magari per avere un numero sufficiente di luci gli spiegavo che quando i negozi sono pochi magari è necessario mettere un contributo un pochino più alto per avere un numero diciamo, decoroso di fili, piuttosto che a volte le difficoltà del montaggio, ma ora su questo io non riesco a entrare esattamente nel merito, però di sicuro il prezzo che gli è stato chiesto è stato esattamente quello scontato di 30 euro, ma che veniva chiesto negli anni precedenti, quindi così come nelle altre strade è stato mantenuto questo impegno. Poi ecco, nel tecnico proprio noi non siamo stati in grado di entrarci, non lo so, ho capito che diciamo, non era contento di tutta una serie di cose relative alla strada, però ecco, questo mi dispiace, magari insomma, se vorrà rivolgersi all'associazione magari anche per altri motivi saremo ben contenti, ma sulle luci in particolare più di così io non abbiamo potuto fare, ecco, sinceramente.
Abbiamo sentito, caro Beppe, tu ridi perché so che difenderai sicuramente ovviamente le scelte che sono state fatte, quindi chi ha ragione qui, scusami? Allora, ti premetto una cosa, che tu hai davanti a te colui il quale per primo ha messo le luminarie in città, scusate, per primo. Quindi, adesso, 50 euro in via San Laurentino, 30 euro di sotto, dipende dal numero delle persone che ci sono. In una strada, se io metto 10 luminarie e ci sono 10 commercianti, spendono 100 euro. Se ci sono 20 commercianti, spendono 50 euro. Se ci sono 30 commercianti, spendono 30 euro. E questo è purtroppo... Tu dici che è solo questo. È questo il problema. Il problema è soltanto questo. Non è che la ditta si diverta a mettere più o meno a seconda della strada. A seconda del numero di esercenti che sono in quella strada, che ci stanno, perché poi non tutti ci stanno a pagare le luminarie, logicamente ripartisce il costo fra tutte queste che sono questi commercianti che aderiscono a questa iniziativa. Quindi può capitare che uno spende 30, uno spende 50, via Fiorentina hanno che spendevano 70, quindi spendevano ancora di più. Quindi d'accordo, e sicuramente io dico al commerciante, capisco le lamentele, però il problema è questo, vuol dire che su via San Laurentino e via Cavour ce ne sono pochi che stanno a mettere luminarie. E per questo perché loro, capito, il prezzo è un episodio che si aggiunge al fatto che si sentono marginalizzati, che comunque non, il museo è chiuso, è sempre stata, dicono, una strada un po' di serie B, malgrado abbia delle bellezze o comunque dei motivi per visitarla, e quindi gli si sentono discriminati anche su questo, e capisci che si sono un po' diciamo che questi commercianti che hanno perfettamente ragione, okay. Sicuramente via Cavour non è una delle maggiori frequentate, soprattutto nella parte iniziale lato San Laurentino. Però dico anche, non lamentiamoci e basta, facciamo, perché per evitare certe cose e per evitare certi abbandoni ci vogliono sia l'iniziativa della parte pubblica, ma ci vuole soprattutto l'iniziativa della parte privata per rendere viva e vivace quest'area. Quindi i commercianti non devono soltanto aspettare che gli altri facciano, ma devono fare anche loro, per far sì che fra gli altri che fanno e loro che si danno a fare a sua volta, sicuramente riescono a fare qualcosa che potrebbe tornare anche bene poi in futuro per loro. In chiusura diciamo anche che secondo noi è sempre stato così, ma secondo noi è un po', malgrado che ci sia i cartelli, quindi è tutto regolare, quindi non è che c'è i cartelli, quindi uno legge e chiaramente si becca la multa, però che la ZTL a un certo punto di San Laurentino di fatto c'è un nuovo reingresso. Sì. Pur essendo segnalato, sì. Però è chiaro che quanti ci cadono che questa cosa non la sa. Cioè, perché devi ricominciare la ZTL? Io vengo dal Prato, per dire, scendo giù, mi segui? Sì. Scendo giù, RCR. Ricomincia un'altra volta. Oppure se vieni da, non so come si chiama quella via che poi giri, se giri a destra, ma vai dal Prato, se c'è un ZTL. Sì, ma se io sono entrato che è aperto. Se sei entrato da via Garibaldi e giri in destra, c'è la ZTL. Ma se io vengo, sono entrato con l'accesso libero. Sì. Scatta l'ora, quindi sì. Dopo le 17 a San Laurentino, e riscendo giù non ci puoi andare, ma però capisci che è un trabocchetto, non avrebbe cambiato, perché questo penalizza secondo me chi passa da quelle zone. Ci vediamo domani, ciao.